Buonasera. Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Telepace Sport, come al solito in diretta lunedì alle ore 21 circa, in diretta da Chiavari, al Teatro Caritas, qua a Chiavari. Ciao Sara. Buonasera, buonasera a tutti. Abbiamo tanti sportivi, eh? Tanti sportivi e tutti di Rapallo stasera, quindi Rapallo. Intanto farei un applauso a Rapallo e allo sport. Quindi. Abbiamo un teatro molto bello, vivace. Vivace e ricco stasera, ricco. Assolutamente sì. Ciao Giacomo. Buonasera Roberto, è bellissimo avere una sala così piena stasera. Assolutamente, sono giovanissimi, perciò sia Sara che Giacomo dovrete insomma fare gli straordinari stasera. Luca. Buonasera. Tra l'altro questa sera si va in piscina a Rapallo. Sì, sì, si va in piscina con il nuoto e quindi... Insomma, ci sono state le gare proprio ieri a Rapallo, quindi chiederemo poi tramite Giacomo e ai dirigenti come sono andate queste gare. Pallanuoto Serie A2. Pallanuoto ferma la A2, esatto, maschile, che ci interessa un po' più da vicino, però invece c'è stato una partita importante in Serie A1, la sfida tra la Prorecco e il Brescia. È finita in pareggio 6-6, un risultato che viene bene alla Prorecco perché le permette di rimanere prima in classifica con vantaggio e quindi probabilmente di arrivare alla fine della regular season con quel vantaggio che gli permetterà di giocare poi la partita decisiva della finale scudetto in casa. Ecco, quindi è un risultato importante. Ecco, è comunque stata, a quanto io non l'ho vista, ma a quanto ho capito, una partita molto avvincente. Ecco, sono partite subito le immagini, poi ne parleremo, facciamo il punto. Con Giacomo invece intanto sta giocando la Sampdoria, no? Sampdoria-Inter che mi dicono ancora 0-0, è cominciata sì, da un quarto iniziato. D'ora, 20 minuti. E facciamo un po' il riassunto, la Sampdoria sta giocando, la Spezia ha fatto 2-2. Sì, Spezia ha fatto 2-2 con l'Empoli, il Genoa in Serie B ha vinto con il Palermo, anche se poi stasera è arrivata la notizia che ha subito un punto di penalizzazione per la questione del pagamento delle tasse dell'IRPEF. Ha giocato l'Entella sabato pomeriggio alle 17:30 in Sardegna con l'Olbia, è finita 1-1 e poi per la Serie D domenica ha giocato il Sesto Levante al Sivori, ha vinto 2-0 col Deltona. Tanto so che qualcuno era a vederla. Sì, esatto. Abbiamo il servizio, perciò manterremo il servizio sul Sesto Levante vittorioso appunto con 2-0. Certo, Sesto Levante che è sempre più primo, come si dice in gergo. Assolutamente, comunque, con 10 punti di vantaggio. Però insomma sarà un campionato vincente finora come è stato. Bene, allora prendiamo posizione e andiamo a presentare gli ospiti che ho qua, ma sono diversi ospiti anche giù in prima fila. Allora, dicevamo, nuoto, qua abbiamo Alessandro Martini che è il presidente del Rapallo Nuoto insieme a Denzo Valente, allenatore esordiente Rapallo e Olimpia Benvenuto che è allenatrice della Sincro Rapallo Nuoto. Un bel applauso al nuoto. Poi passiamo alla polisportiva Santa Maria, qua è rappresentata sia dalla pallavolo che dal calcio. Lisa Catania, allenatrice terza divisione PSM Rapallo, Corrado Terrile, allenatore serie D PSM Rapallo, e questo è il settore pallavolo a cui facciamo subito un bel applauso. E poi c'è il grande calcio, Roberto Sartelli, che è allenatore Leva 2011 e 2014 PSM Rapallo. Un bel applauso. Hai i tuoi ragazzini, Roberto, che fanno un tifo tantissimo per te. Molto bene. Poi andrei ancora a presentare, lascio poi la parola, ma abbiamo sul Covicino, abbiamo il dottor Corrado Castagneto, allergologo, che è qua in veste anche da papà, ma visto che è allergologo, qualcosa domanderemo, ecco Corrado. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Grazie. Lo sport in questo caso è bello anche parlato, no? Stasera facciamo una chiacchierata. Facciamo una chiacchierata, volentieri, sì. Parliamo. Dai. Molto bene, e poi saluto con piacere un papà, sempre, e giornalista Beppe Risso. Buonasera e grazie dell'invito, buonasera a tutti. Buonasera.
Beppe, insomma, anche tu un po' di sport te lo fanno fare, quantomeno andare a vedere. Ah beh, sicuramente avanti e indietro è un bello sport, meno male che c'è la macchina, diciamo così. Non ho chiesto al dottore se va a vedere le partite, insomma, in palestra ci si sì, va. Sì, andiamo a vedere, i figli bisogna andare a seguirli, bisogna seguirli, per forza, bisogna esserci. Per forza. Bene, aggiungiamo Sara dalla tua parte. Sì, allora, io stasera mi occuperò della Polisportiva Santa Maria, e precisamente della, del volley Ushu Rapallo, che attualmente è in Serie D, e poi del PSM, quindi parleremo con il secondo allenatore e con alcuni dei piccoli del settore giovanile, e poi andrò a parlare con le ragazze della terza divisione, della, sempre del PSM. Tanti ragazzini. Stasera è veramente, come dicevamo prima, è veramente ricco, e sono tutti ragazzini del calcio e ragazze della pallavolo, quindi andremo un attimo a fare una chiacchierata con un po', perché tutti non potremo ovviamente, ma con un po' di ragazzini sicuramente. Benissimo, invece da questa parte Giacomo. Pallonuoto, abbiamo sia appunto i bambini e le bambine che fanno nuoto e poi le bambine che fanno nuoto sincronizzato, come vedete. Avremo tantissime persone con cui parlare stasera. Bene, allora andiamo a presentare un pochino la società col presidente Alessandro Rapallo Nuoto. Cosa vuol dire oggi Rapallo Nuoto? Ma Rapallo Nuoto oggi vuol dire soprattutto nuoto, pallanuoto maschile, e per fortuna quest'anno possiamo dire anche nuoto sincronizzato. Quest'estate abbiamo intrapreso questa nuova avventura e dobbiamo un po' tutti ancora imparare i meccanismi di un'attività nuova completamente a Rapallo, perché con la storia dei 50 anni di vita non si era mai fatta nessuna esibizione di nuoto sincronizzato, se non mi ricordo una volta durante un evento sportivo di pallanuoto. Quindi speriamo di riuscire a crescere anche nel sincro, come abbiamo fatto nel nuoto e anche nella pallanuoto maschile. Quindi un bocca al lupo a queste nuove atlete che riempiono d'orgoglio tutta la nostra società. Molto bene, Presidente. Direi subito facciamo una conoscenza, poi magari approfondiamo sia con Enzo che con Olimpia. Enzo. Sì. Allenatore esordiente, no? Esatto, io mi occupo del settore esordienti della Rapallo Nuoto, dagli esordienti C ai B per arrivare agli esordienti A, quindi diciamo un range di età che va dai 7-8 anni per arrivare ai 13 anni, quindi tutto il settore agonistico del nuoto. Insomma, i numeri non mancano, mi sembra. No, siamo un gruppo, diciamo, abbastanza numeroso per il bacino di utenza che abbiamo. Siamo circa 40 atleti suddivisi appunto nelle tre categorie, senza dimenticare anche il settore propaganda, che quest'anno ha cominciato a gareggiare, diciamo, a dei buoni livelli. Bene, Enzo. Olimpia, invece, ci vuoi anticipare qualcosa del sincro? Che cos'è che si deferisce? Proprio la differenza tra il nuoto. Il nuoto sincronizzato è uno sport un po' più articolato che richiede varie discipline, nuoto, ginnastica, apnea, preparazione a secco e anche in acqua, quindi è molto complesso e richiede tante ore di allenamento. Io so che Sara, tu hai fatto qualcosa del genere? Siamo state compagne di squadra. Ah, ma 5 anni. Siamo state compagne di squadra. Ma non ci dite niente, però sapevo che lei faceva sì. Allora raccontatevi un po' qualcosa. No. Il mio è stato breve, molto breve, perché poi ho iniziato a nuotare, tra l'altro nella Rapallo Nuoto con Angelo Angiolieri, che saluto. E però ho fatto 2 anni con Olimpia nel Recco, abbiamo fatto insieme. È uno sport sicuramente impegnativo, che richiede tante ore. E soprattutto richiede di crescere in fretta, perché si inizia quando si è piccoli e si inizia a fare le docce da soli negli spogliatoi, perché poi comunque è uno sport che
in cui bisogna essere molto indipendenti, perché ti trovi con compagni di squadre più grandi sempre quando sei piccolina, però è uno sport che insegna tanto, a me è piaciuto. Poi però ovviamente io sono andata verso il nuoto, Olimpia invece ha continuato con ottimi risultati, perché può dirlo lei, si può presentare lei, però ha avuto ottimi risultati lei. Olimpia, allora stasera c'hai un'alleata, sì. Diciamo così, va bene. Finiamo il giro, e parliamo un pochino di pallavolo, sia dalla parte femminile che maschile. Lisa. Io mi occupo dei nuovi ingressi della pallavolo femminile. Quest'anno abbiamo deciso di partecipare al campionato di terza divisione per poter aggregare sempre di più ragazzi e sempre più persone a questo sport, che è tanto di socializzazione fondamentalmente. E anche bambini piccoli, io alleno anche bambine piccole, sempre nuovi ingressi, femminile e maschile. Intanto saluterai il presidente. Certo, salutiamo tutti. Spero che sia in collegamento, Eros Gai, un bel applauso a Eros. Invece Corrado, la Serie D. Sì, buonasera a tutti. Io seguo la Serie D maschile, una squadra che è nata dalla collaborazione di due paesi, cioè due società, e abbiamo messo insieme i giocatori più giovani da un certo punto di vista, perché l'idea era quella di unire proprio portare avanti un progetto insieme a Luca Figallo, che è il mio collega e allenatore del Rapallo. Io allenavo a Uscio, alla fine dell'anno scorso, dello scorso campionato, abbiamo pensato di... Abbiamo ragionato di creare questa collaborazione per creare una squadra un po' più interessante, che potesse servire da guida per magari un settore giovanile maschile che è un po' forse in calo, ecco. Tra l'altro, Corrado, abbiamo visto proprio prima lo stemma che c'è scritto anche Uscio Rapallo, perciò direi di ricordare con un applauso questa collaborazione con Uscio. Bene, e poi invece con Roberto Sartelli io devo ricordare tuo papà, perché io mi ricordo che in queste puntate le facevamo alla domenica sera in casa, palestra di casa Marchesani, e papà Giovanni è venuto tantissime volte con dei gruppi come sei qua stasera. Perciò ricordiamo chi nello sport non c'è più ma ha fatto tanto, con un bel applauso. Sicuramente tutti noi pensiamo nelle nostre società, nei nostri gruppi, no? Qualcuno che ci ha preceduto e che ci permette anche, che ha lasciato una storia da portare avanti. Roberto, così. Sì, sì, anzi, buonasera a tutti, mi fa piacere questo ricordo. Sì, noi siamo una società di calcio, ormai l'unica rimasta, l'unico settore rimasto a Rapallo. E l'unico settore l'è rimasto proprio perché ancora mio papà con Vittorio hanno deciso di unire i due settori che c'erano, creando così un'unica società, e devo dire con ottimi risultati, perché siamo passati, abbiamo più di 300 tesserati quest'anno, quindi è un progetto che va bene, stiamo andando forte, via. Bene, tra l'altro qua questa sera parleremo del settore giovanile, ma non vorrei nemmeno dimenticare la prima squadra che nasce quest'anno in prima categoria, girone D, sta andando benissimo. Ieri c'è stato questo pareggio PSM Rapallo Borgo Incrociati 1-1, però è in classifica, pensate, è un bel campionato: Calvarese 45, PSM Rapallo 44, Pieve Ligure 42, Riese 36 e tutte le altre. Ecco, questa è la pallavolo. Ma comunque, ieri c'era la partitissima della prima categoria, girone D, Calvarese-Riese 3-0. Ecco, abbiamo voluto dare cenno a questo campionato perché davanti a Storia Giovanile c'è questa prima squadra. L'ambizione comunque è quello di arrivare davanti a fine anno per salire, quindi ci proveranno. Allora,
prendiamo già accordi in diretta, che spero che no, ci vedremo anche con la prima squadra. Volentieri. Noi vogliamo anche far conoscere, al di là dei risultati, la prima o centro classifica l'ultima. È chiaro che poi se sei primi in classifica diventa più anche simpatico partecipare, no? Sara, io vedrei di così qualche anteprima dalle tue parti, visto che assolutamente hai tanti ospiti. Direi di sì. Intanto partirei sicuramente dalla maschile Serie D della pallavolo. Stavo parlando prima con l'allenatore e è stato molto interessante perché appunto mi diceva che è una squadra che è composta da tante nazionalità. Quindi i giocatori... Ci vuoi raccontare un po' cosa mi stavi dicendo prima? Perché è molto interessante. Non è comune, però è bello perché adesso ci racconterai. Sì, tra l'altro il gruppo all'inizio, diciamo che quando siamo partiti c'era un po' di scetticismo tra le due società perché questa cosa non convinceva nessuno e convinceva forse soltanto noi allenatori. Però devo dire che alla fine siamo partiti nel verso giusto e i ragazzi si sono amalgamati secondo me da subito e devo dire che effettivamente è anche multietnica, abbiamo giocatori di varie nazionalità anche, cioè se andiamo a vedere come origine. Sì, quindi come parlavamo prima anche con l'allenatrice, dicevamo lo sport unisce sempre ed è bello perché fa incontrare e fa conoscere appunto diversi aspetti di vita, e è sempre bello. E io per presentare anche un po' la squadra andrei dal dirigente, così almeno ci racconta subito, Privino Silvano. Appunto, vuoi parlarci un po' della squadra, del campionato? Sì, allora, noi appunto, come ha detto a coach Terrile, siamo nati da questa collaborazione tra Uscio e Rapallo e diciamo abbiamo unito le forze per dare anche un'alternativa a ragazzi e giocatori che al momento o andavano a giocare su Genova o su Chiavari, quindi dargli anche un'alternativa proprio anche logistica per i genitori, per accompagnarli e tutto, perché c'erano grossi problemi. E l'idea sta andando avanti, la Serie D sta andando bene perché siamo terzi in classifica, abbiamo vinto ancora due giorni fa a Pietraligure e vediamo se diciamo negli anni questa nostra idea di progetto di aggregare sempre e portare il discorso è portare sempre più persone in palestra e poi da lì i risultati sicuramente vengono, quindi va bene così, siamo contenti di quello che stiamo facendo, ecco, appunto, ripeto, nati un po' di scetticismo, però adesso i risultati ci stanno dando ragione, quindi speriamo che continui così e vada così. In bocca al lupo allora. Giacomo, palleggiamo un po', vai un po' nel allora, nuoto. Qui con me ho Silvia De Marchi, che è l'aiuto allenatrice del nuoto sincronizzato. Diciamo, sezione nuoto sincronizzato è nata quest'anno da voi. Quante bambine avete all'incirca? Allora, all'incirca abbiamo 20 bambine quest'anno. Come ha detto prima il presidente, è nato appunto quest'anno a Rapallo. Siamo molto felici di questa cosa. Siamo molto coinvolte, le bambine sono molto brave e... Ecco, le bambine sono, tra virgolette adesso non vi arrabbiate, sono abbastanza piccole comunque. Cosa si fa con comunque le atlete di quest'età? Allora, innanzitutto sia l'aspetto del nuoto, devono imparare bene a nuotare, l'aspetto della palestra che è molto importante e poi adesso stiamo preparando dei balletti con la musica che poi avremo delle gare in seguito. Ecco, tu sei stata anche atleta, mi dicevi. Cos'è secondo te la cosa più importante da quello che è il tuo ricordo che faccia un'allenatrice per le sue atlete, soprattutto quando hanno questa età? Allora, io sono stata atleta per 13 anni, ho smesso quest'anno e per me la cosa più importante è far parte di una squadra, trovarsi bene sia con le compagne ma anche con l'allenatrice e poi soprattutto divertirsi. Grazie. Luca, è l'occasione di avere un presidente, no? Qua, ma senz'altro.
No, allora intanto io volevo parlare con Alessandro, volevo chiedergli un po' della B maschile, ecco, della squadra di pallanuoto maschile, perché noi magari parliamo un po' di più, parliamo della A2, che come ci sono sei squadre liguri e quindi nel campionato di A2, quindi parliamo della femminile di Rapallo che è in A1, che sta giocando un ottimo campionato, magari parliamo un po' meno della Serie B, ecco. Come sta andando la squadra? Ma quest'anno abbiamo rinnovato una collaborazione con la Proreco e cerchiamo di portare avanti, l'abbiamo allargata anche al settore giovanile e infatti i ragazzi più piccoli della pallanuoto, Recco e Rapallo, salirono insieme a Rapallo, mentre nella prima squadra di Rapallo c'è la base dei giovani della Proreco che per fare esperienza abbiamo preso per fare una Serie B. Il campionato è un campionato difficile, ci sono tutte le squadre liguri sono divise in due gironi, uno centro-sud, l'altro centro-nord, e quindi non ci sono più quei derby che si vivevano una volta. Esatto. È più difficile, è una squadra giovane, provano ad andare a far meglio che possono. Ecco, avete organizzato proprio ieri domenica la gara degli esordienti A, B e C proprio lì al Poggiolino, ecco, presumo che ci fossero tanti tanti atleti, ecco. Sì, è una prova regionale del nuoto, con domenica scorsa abbiamo fatto appunto tappa a Rapallo, tutte le squadre del Levante Ligure sono venute a gareggiare a Rapallo e sono tutte prove regionali dove i ragazzi più piccoli, gli esordienti B, cercano di migliorare le loro prestazioni e poi si va a premiare solamente la staffetta, quindi uno sport di gruppo, un gesto di gruppo, mentre con quelli più grandi, gli esordienti, si iniziano già a vedere dei risultati interessanti. Ecco, intanto vediamo alcune immagini di un allenamento. Era il riscaldamento proprio del pre-gara di ieri a Rapallo. Invece i più grandi iniziano già a vincersi le proprie medaglie individualmente. Ecco, invece faccio un'ultima domanda per questo primo giro di domande e volevo chiederti, voi fate parte adesso della Superba, ecco, questa società che raggruppa al suo interno tante società, ecco, come mai è nata questa idea della Superba? Ma fondamentalmente perché è sempre più difficile fare lo sport e soprattutto ad alti livelli, e noi avevamo delle eccellenze del nuoto, così come l'aveva Lavagna, l'aveva Spezia e altre società del genovese, e abbiamo deciso di unirci per cercare di creare una nuova società che potesse dare l'opportunità ai ragazzi di migliorarsi, perché un conto è gareggiare sempre con il proprio compagno di squadra, un conto invece è iniziare ad avere un'ottica un po' più aperta e quindi gareggiare con altre esperienze. E anche, nello stesso discorso, anche gli allenamenti. Gli allenamenti sono utilissimi per far crescere i ragazzi. Enzo, ma quando si inizia a nuotare? Ah, diciamo che l'agonismo comincia dagli esordienti C, quindi da 7-8 anni. Lì cominciano a fare le gare sui 25 metri, quindi cominciano ad assaporare realmente la gara. Poi da lì in poi diciamo che è tutto un percorso prima di perfezionamento e poi, come diceva Alessandro, quando cominciano a essere esordienti A, allora i carichi di lavoro cominciano a essere importanti, per cui anche le prestazioni diventano notevoli, ecco. Ecco, quando si allena un ragazzino, una ragazzina? Si allena 6 giorni a settimana, quindi dal lunedì al sabato, circa 1:45-2 ore al giorno. Quindi è un bel impegno, sicuramente sì. Dovrebbe chiedere al dottore, ma magari se
quanto, ci sarà un limite, no? Diciamo che però l'allenamento è strutturato, non è che fanno fatica per un'ora e 45, per cui c'è una fase di riscaldamento, poi c'è una fase diciamo di attivazione, il lavoro vero e proprio poi dura circa 30 minuti, ecco. Poi c'è il defaticamento e bon. Bene, allora chiederei a Lisa lo stesso, invece voi come pallavolo a che età li prendete? Dai 5 anni. Io farei più dalla prima elementare perché hanno più costanza. Però dai 6 anni in poi iniziano con la palla rilanciata per poi passare al mini volley, al super e nelle varie under e poi andando in su. Sì, con la palla, cioè i primi bisognerebbe provare un pochino, ma che sì. Cosa? Le prime ore di in palestra? È più che altro propedeutica, si fanno giocare più per farli stare insieme, per farli divertire e per invogliarli. Comunque lo sport è salute, per cui è giusto che inizino presto, che sia nuoto, che sia pallavolo, certo. Che sia calcio. Quasi. E invece il gruppo che adesso andiamo a conoscere, raccontaci un pochino di quel gruppo. Il gruppo d'ingresso hanno iniziato praticamente quasi tutte quest'anno e si divertono, ci divertiamo insieme. Loro sono contente e io con loro. Bene, allora andiamo a conoscerlo un pochino. Sono le ragazze della terza divisione e abbiamo qui Erlinda. E tu quanti anni hai? Io ho 13 anni, quasi 14. Ok, perfetto. Intanto parlavamo del tuo ruolo, in che ruolo giochi? Allora, io gioco come alzatrice. Sì. Alzatrice. E dicevamo appunto che è un ruolo molto importante. È un ruolo molto importante perché secondo me è come il cuore della partita, diciamo, è il cuore della squadra. Esatto. E l'altra cosa che volevo chiederti, appunto, come sta andando il campionato, come stanno andando le partite, magari anche l'allenatrice può... È appena iniziato, sì. Però qual è il vostro obiettivo? Ecco, questo si può dire sicuramente. Allora, il nostro obiettivo è migliorare sempre, sempre, provarci comunque e divertirci. Allora, siete allineate, diciamo che tra allenatrice e la squadra siete allineate. E tu da quanto tempo giochi? Hai iniziato quest'anno o giocavi già prima? Allora, io giocavo prima, giocavo nel Tiguglio, e ho giocato per 2 anni, poi ho smesso. Poi, un anno fa, ho ricominciato e quindi faccio pallavolo da 2 anni. Bene. E, adesso andiamo magari a conoscerle rapidamente, faccio fare un giro alle ragazze così poi non le faccio rialzare. Vi chiedo il vostro nome. Allora, io sono Analia. Benedetta. Ok, diamo il tempo al cameraman, ecco. Emma. Maggie. Ambra. Ok. E qui? Giorgia. Melissa. Allora, farei un applauso alle ragazze. Andrei dall'altra parte con Giacomo, così conosciamo anche il nuoto come ragazzo. Sì, iniziamo qui a parlare di nuoto, qui davanti ho 3 esordienti A. Partiamo da Matteo Campodoni. Tanto, come sono andate le gare di sabato? Sono andate benissimo, ho migliorato tantissimo nel 400 stile, poi nel 100 delfino è andata ancora meglio perché ho migliorato molto. Qui invece abbiamo Margherita Monte e tanto... anche tu hai fatto le gare sabato, in che gare hai corso? Ho fatto i 400 stile e i 100 rana. Com'è andata? Bene, ne ho in tutte e 2 migliorato, quindi bene. Ok, qui invece abbiamo Federico Olcese e tu cosa hai nuotato? Io ho nuotato nei 400 stile e nei 100 delfino. Ok, ti chiedo com'è andata e poi ti chiedo se hai una preferenza di uno stile, una distanza. Allora, è andata bene, ho migliorato in tutte e 2 le gare e poi tra tutti gli stili preferisco rana.
Ok, io farei un applauso che sono migliorati tutti. Io, Sara, andrei un pochino dal dottore, all'ergologo, che gli chiediamo un po' di cose. Intanto, sì, anche in piedi così magari... Meglio ancora. Ecco. Intanto un po' fare sport, lo diciamo sempre, no? Anche... Fa sport e fa sempre bene. Fa sempre bene. Sì. Anche i pazienti allergici devono fare sport. Noi non bisogna mai impedire ai ragazzi, a tutti, di fare sport. Ognuno, ovviamente, con le proprie capacità e rispettando anche, insomma, i riposi necessari. Allora, ho qualche domanda, mi sono scritto. Allora, un bambino allergico può svolgere attività sportiva? Può e deve svolgere attività sportiva se gli piace, ovviamente. Sì, non ci sono nessuna controindicazione nelle forme allergiche. Ecco, se ne parla, no? Forse magari non da competenza. Anche perché nel nuoto, loro lo sapranno, ci sono nuotatori che hanno vinto medaglie d'oro alle Olimpiadi ed erano pazienti allergici, quindi non ci sono limiti. Non ci sono limiti. Il nuoto è lo sport forse più indicato per gli allergici. Intolleranze o allergie? Le allergie è una cosa seria, le intolleranze non esistono. Ecco. Però si sente parlare di queste... Sì, quello che si legge sui giornali ci sono, ma le intolleranze non sono nel mondo della scienza, sono nel mondo della... Perciò quando uno dice sono intollerante a... L'intolleranza, se vogliamo, può essere un deficit di un enzima, come il deficit di una lattase, e quindi noi non digeriamo più il lattosio e quindi poi, se accettiamo, possiamo accettare l'intolleranza al lattosio. Però l'intolleranza, se mi passi il termine, io sono allergico al termine intolleranza. Poi facciamo la seconda andata. Sara, ti... No, io più che altro, in qualità sicuramente qua come dottore, ma anche il papà di un ragazzino, che una ragazzina che appunto gioca a pallavolo. Sì. Come dicevamo prima, appunto, questi ragazzi si seguono sempre. Da genitore com'è avere un figlio che pratica sport? È bello e poi l'importante è che si diverta. Lo sport è soprattutto compagnia, è soprattutto divertimento ed è la cosa che lei porta a casa. Amicizia e divertimento, è la cosa più importante. Sicuramente ci vuole però il supporto della famiglia quando un ragazzo vuole praticare dello sport, perché comunque è sicuramente sacrificare magari un weekend, una domenica o... Potrebbe essere così, per alcuni non lo è, nel senso che per alcuni è un piacere, per altri invece quando poi diventa magari impegnativo e tutto può diventare un sacrificare magari quello che è, però è un sostegno che la famiglia deve dare. Beh, siamo i genitori, dobbiamo essere sempre accanto a loro. Ci tengo che passi questo messaggio perché spesso e volentieri magari un genitore... pensa anche troppo a impegniamo il ragazzo nello sport, non riesce a studiare la domenica, non riesce... Lo sport è importante, è questo che voglio far passare. Assolutamente, anzi, forse proprio perché hanno lo sport che poi riescono a darsi dei tempi e anche nei tempi di studio, e quindi quello che imparano nello sport forse poi gli serve anche per la scuola. Okay. Torneremo comunque a parlarne dopo. Benissimo, grazie. Allora, Lisa, poi io vedo già in piedi vicino a Giacomo un gruppetto, immagino che fanno il sincro, che sono tue allieve, cosa ci dici, come ci presenti il gruppo? È un gruppo di bimbe molto giovani, dai 5-6 anni ai 13-14, e circa una ventina, e stiamo, diciamo, mettendo le basi perché è solo l'inizio. Per il nuoto sincronizzato lo stiamo facendo a livello propagandistico, quindi diciamo amatoriale, però diciamo che i presupposti per un domani creare una situazione agonistica ci sono. Ecco, questo è quello che vediamo, sono esercizi, è un allenamento, no? Sì, parte di un allenamento, mentre stiamo provando i balletti, esercizi con la musica, quelli che stiamo preparando per le future gare in programma che abbiamo.
Ecco, in questo caso credo che non sia facile, no, arrivare già a questi esercizi. No, infatti li stiamo iniziando adesso e abbiamo fatto molti mesi di preparazione sia di nuoto che di nuoto specifico, che implica proprio delle posizioni di base del nostro sport, e anche a secco, palestra, sia corpo libero che anche preparazione a secco di questi balletti che svolgiamo con la musica. Ecco, andiamo a conoscere qualche protagonista che magari abbiamo già visto nel filmato. Andiamo a conoscere le ragazze, chiedo di presentarsi. Mi chiamo Giulia, faccio sincronizzato da questo settembre. E andiamo anche dalle altre. Mi chiamo Ilaria, faccio anch'io da questo settembre, mi trovo molto bene da sincronizzato. Tu? Io mi chiamo Marta e come le altre faccio nuoto sincronizzato da settembre. Allora, tutte da settembre, confermate? Allora, vediamo. Mi chiamo Era. Basta. Okay. Mi chiamo Marta e faccio anche nuoto sincronizzato e non ho intenzione di smettere. Mi chiamo Greta. Ok, poi torniamo. Io mi chiamo Nicole e faccio anch'io nuoto sincronizzato da settembre. Io mi chiamo Sveva. Io mi chiamo Ludovica e faccio nuoto sincronizzato dall'anno scorso. Ok, l'ultima fila qua abbiamo. Io mi chiamo Greta e faccio nuoto sincronizzato da 2 anni. Io mi chiamo Martina e faccio nuoto sincronizzato da quest'anno. Mi chiamo Teresa e lo faccio da 3 anni nuoto sincronizzato. Okay, possiamo fare un applauso a questa squadra? Lisa, insomma, non ti mancano allegria e... No. È un gruppo molto dinamico e, essendo molto giovani, hanno tante energie da vendere. Ecco, tu racconta un pochino la tua storia, probabilmente hai un trascorso in questa disciplina. Praticavo nuoto sincronizzato fino all'anno scorso, ormai sono un atleta in pensione da quando ho 5 anni e mezzo, e diciamo che sono arrivate anche a livelli importanti. Sono stata in nazionale da quando avevo 12 anni, ho partecipato a competizioni internazionali sia giovanili che anche con la nazionale, che ha partecipato alle Olimpiadi di Rio e di Tokyo. E poi mi sono dedicata allo studio, ho deciso di intraprendere un altro percorso, però mi sono tolta molte soddisfazioni a livello sportivo ma anche personale. Ho instaurato tantissimi legami di amicizia che mi porto dietro anche adesso che ho quasi 30 anni. Facciamo un bel applauso a Lisa, perché... Olimpia. T'ho chiamato Lisa, Olimpia. Luca, è una campionessa? Sì, no, senz'altro, è una campionessa, ha ottenuto, come ha detto lei stessa, degli ottimi risultati, veramente a livello, diciamo, proprio al top del mondo, quindi delle Olimpiadi, quindi complimenti e basta, anche perché il nuoto artistico, scusate se io faccio questa precisazione, purtroppo ormai bisogna chiamarlo nuoto artistico, è di una difficoltà estrema, non sembra, può sembrare perché magari quando ci sono gli esercizi anche le ragazzine che hanno cominciato da poco, che fanno gli esercizi, sembra tutto facile, invece è tutto difficile. Primo, perché sei nell'acqua, devi avere 2 polmoni enormi, perché stanno tantissimo sott'acqua, perché ci sono dei momenti che stanno tantissimo sott'acqua, devono avere il senso del tempo, perché vanno a tempo di musica, devono, a parte quelle che fanno il singolo, però stare con le altre a tempo e tutto, sincronizzarsi, ecco perché si chiamava nuoto sincronizzato, e quindi tanti complimenti a Olimpia e a tutte le sue allieve e a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi, perché adesso, come sapete, da qualche anno è aperto anche ai maschi e a tutti quelli che fanno nuoto sincronizzato, perché veramente è uno sport difficilissimo, veramente, quindi
Sembra facile a vederlo, ecco, però invece non c'è niente di facile, ci vuole uno studio, un'applicazione, una preparazione intensissime. Bene Olimpia, un bel applauso a Olimpia. Roberto, invece andiamo un po' sul settore calcio, perché hai un bel gruppo qua. Invece dal tuo gruppo cosa puoi dire? Allora, lì sono i ragazzi della leva dei primi calci 2014, i due ragazzi in piedi, e la leva 2011. E nella leva 2011 sono io il responsabile primo allenatore, nel 2014 invece collaboro con mister Natalino e mister Gabriele, che stasera non c'è, e con i più piccoli, diciamo. Sono due leve molto numerose. Sono ragazzi molto, molto vivaci, ma si lavora bene, dai, si fanno apprezzare. Ne andiamo a conoscere qualcuno, dai. Io qui ho due ragazzi che giocano a calcio, due bimbi, e intanto, come ti chiami? Raffaele. E quanti anni hai? 8. Quanto tempo è che giochi a calcio? 2 anni e mezzo. E come mai hai iniziato? Perché ci andavano i miei amici, poi ci sono andata anch'io. Un applauso, direi. E tu invece come ti chiami? Federico Canale. E tu da quanto giochi? 5 anni. E hai iniziato perché avevi qualcuno che giocava, qualche amico, o perché ti piace il calcio? No, perché mio papà mi ha incoraggiato a giocare a calcio. Okay. E qual è il tuo giocatore preferito? Ronaldo. Perfetto. Roberto, intanto vediamo qualche foto. Questi sono gli esordienti 2011, la partita di 2 settimane fa con il Villaggio. Col Villaggio, con la Calvarese, va bene. Comunque questi sono i più piccoli, invece siamo sempre con i 2011, comunque facciamo, allora loro sono i 2011, sono la categoria esordienti, diciamo che è la categoria prima dell'agonistica, hanno 11 anni e fanno un biennio di calcio a 9 per poi arrivare a giocare a 11, diciamo dai 13 anni in su, che è dove comincia l'agonistica, e sono loro quelli in piedi lì adesso. E poi abbiamo invece quelli 2014, sono ancora piccini, giocano ancora a 5, avranno un altro anno, cominceranno a giocare a 7, e quindi faranno tutti gli step per arrivare poi come gli altri. Bene, allora andiamo a conoscerne un gruppetto, dai. Presentare qualche giocatore della leva 2011, e mi potete dire, basta il vostro nome. Mi chiamo Alessandro Briata, faccio calcio da 4 anni. Mi chiamo Nicolas, ho iniziato quest'anno a settembre, dopo aver smesso nel 2016. Mi chiamo Andrea e gioco a calcio da 8 anni. Complimenti. Mi chiamo Pietro e ho iniziato calcio quest'anno. Mi chiamo Riccardo, ho iniziato calcio 2 anni fa. Mi chiamo Pietro e gioco da calcio da quest'anno. Mi chiamo Filippo e faccio calcio da 6 anni. Mi chiamo Jacopo e gioco a calcio da 8 anni. Mi chiamo Daniele e gioco a calcio da 8 anni. Mi chiamo Antonio e gioco a calcio da 5 anni. Mi chiamo Pietro e gioco a calcio da 2 anni. Mi chiamo Dennis e gioco a calcio da 7 anni. Un applauso. Allora, staccherei un minuto, mandiamo in servizio del campionato di Serie D del Sesi Levante d'Ertona. Se riusciamo dalla regia, ecco, d'Ertona finita per 2-0 per il Sesi Levante, rete Marquez al 9° e Candiano al 21° del secondo tempo, se lo riusciamo a mandare.
facile? No, non era facile e piano piano si stava complicando ancora, perché comunque loro si difendevano molto bene e quindi facevamo fatica a trovare la via del gol. Però in queste partite qua devi stare calmo e continuare a fare quello che hai sempre fatto e cercare di sfruttare l'occasione, che poi alla fine è arrivata. Abbiamo sfondato due volte sulla destra con Podda, la prima non si è riusciti a segnare, però qualche minuto dopo è arrivata bella uguale, abbiamo segnato, quindi va bene, dai, va bene. Si nota questa tranquillità in campo? Beh, i ragazzi si divertono, si nota secondo me tanto divertimento da parte loro nel giocare, anche perché ovvio, quando le cose vanno bene ti diverti per forza, è facile, però sono anche sereni e tranquilli, devo dire la verità, sono sempre mentalmente al 100%. Tanto in questi 7 giorni sono state 3 partite, adesso insomma è un po' più diluita. Sì, è diluita, facciamo un bel riposo domani, però da martedì ricominciamo, anche perché ora viene il difficile, magari andare a Fossano dove vai dall'ultima in classifica, se pensi di portarla a casa facile è il contrario, insomma, sono quelle le trappole pericolose. C'è grande sicurezza, no? Non solo tra i pali, ma anche in tutti i reparti. Sì, devo essere sincero, col passare delle partite, del campionato, pian piano abbiamo trovato una nostra quadra, tanti giocatori, specialmente i giovani, sono cresciuti molto e siamo arrivati ad avere appunto questa squadra, che non è fatta ovviamente solo di 11, ma siamo in 24, in cui tutti sono pronti, in cui tutti danno il massimo e i risultati poi si vedono. Ecco, come vedi dalla porta questo tifo anche che vi sostiene sempre? I tifosi sono un valore aggiunto, ma non è una frase fatta, perché al di là semplicemente della domenica, per esempio mercoledì al rientro da Castellanza ci hanno aspettato qua per farci complimenti, per cantare insieme. Questi sono gesti che vuoi non vuoi ti avvicinano alla squadra, i tifosi alla squadra e ti spingono sempre a dare quel qualcosa in più. Invece in campo, sono sincero, è un onore far parte di questa squadra, di questa società. I miei compagni sono stupendi da vedere. Bene, allora questo era il servizio del campionato di Serie D del Sesti Levante, vittorioso in casa col Dertone per 2-0. Ritornerei da Giacomo. Sì, io sono qui con altri nuotatori. Qui proprio vicino a me c'è Lorenzo Spartani, a cui chiedo, prima il natore diceva che vi allenate 6 giorni su 7, comunque è un bel impegno, come si fa a mantenere comunque la motivazione, andare in piscina quasi tutti i giorni? Ci vuole voglia e ci vuole anche impegno, bisogna avere anche tanta passione per praticare uno sport del genere così spesso. E tu come ti ci sei appassionato, se posso chiedere? A me piace molto l'acqua, quindi già da subito mi è piaciuto ed è l'unico sport che mi piace per il momento. C'è un nuotatore, un atleta in generale a cui ti ispiri, che ti piace molto per qualche motivo? Michael Phelps, direi. Vabbè. Allora, adesso andiamo a conoscere gli altri, vi chiedo di dire il vostro nome. Sofia, e faccio nuoto più o meno da 8 anni. Ok, continuiamo veloci con i nomi. Io sono Pietro e nuoto lo faccio anch'io da circa 8 anni. Ok, ditemi giusti i nomi, così almeno. Mi chiamo Lorenzo Scotti. Mi chiamo Samuele Valente. Mi chiamo Agata Risso. Aspetta che... Agata Risso. Ok, scusami. Samuel Del Favro. Noa Capurro. Grazie mille, ragazzi. Giacomo, io farei intervenire un po' l'altro papà qua, che è Beppe. Cosa ci racconti come papà, Beppe? Sì. Intanto complimenti, perché la trasmissione è veramente bella. E tu sei giornalista. No, devo dire che ci sono anche tanti spunti, tante cose di cui si possono parlare, ad esempio, no? Si è sentito la parola possibilità, no? Il fatto che si
Io mi ricordo quando ero ragazzino io che insomma, le società, soprattutto quelle di calcio, si mettevano insieme per sopravvivere. Adesso invece le società si mettono insieme per dare delle possibilità in più ai ragazzi. L'abbiamo sentito con la pallavolo, con la superba nel nuoto. Quindi io credo che questa poi dà in là una seconda parola che è professionalità e passione. Cioè l'asticella davvero per queste realtà, chiamiamole piccole nel senso perché per la zona in cui operano, comunque è davvero elevata come professionalità e la passione che ci mettono chiaramente, che spinge sia loro a occuparsi dei nostri figli, sia i genitori poi a portare in giro i figli. Che io, oltre a spezzare una lancia a favore dei genitori, la spezzerei anche a favore di tutta la famiglia, perché se uno poi è figlio unico, ok, ma quando cominciano ad averne due o tre, che magari fanno anche sport diversi, devi costringere il fratello, la sorella a guardarsi gli 8-400 stile del fratello, piuttosto che la partita di calcio. E quindi davvero è un impegno familiare che poi comunque si fa con piacere, al di là del fatto che, come dire, lo fai con piacere perché insomma, sono tuoi figli, poi il tempo lo trovi. Però c'è anche un discorso sociale, nel senso che forse una volta c'era la piazzetta e l'oratorio. L'oratorio magari c'è ancora, però ha delle funzioni diverse. E stiamo caricando come società molto le società sportive e su questo diciamo che la scuola ci ha un po' mollato. No? Quindi, come dire, loro sono sempre di più in prima linea e non è facile. Ecco. Quindi sicuramente un applauso va a loro, ecco, sì, davvero. Ma faresti un titolo da giornalista questa serata? Beh, sì, userei le parole che ho detto, passione e professionalità per delle prospettive migliori per i nostri ragazzi. Un complimento ai dirigenti, insomma. No, sì, certo, assolutamente. Sì. E poi, scusa, se posso, visto che sono stato interpellato come... Cioè, faccio parte della pallanuoto, è uno sport che io non conoscevo e a cui mi sono poi avvicinato chiaramente per il fatto che ho due figlie che lo praticano. Io non pensavo che fosse uno sport così di squadra. Invece ho fatto veramente una scoperta che è molto più di squadra rispetto ad altri sport, no? Perché uno pensa il nuoto è individuale ed effettivamente uno poi alla fine il risultato che... Però quando poi i ragazzini li vedi uscire dalla vasca, no? Si confrontano, sì, anche... E c'è proprio un'unione, un'armonia che emerge al di là del gesto tecnico singolo, che è davvero impressionante, davvero. Grazie Beppe. Presidente, insomma, bisogna essere contenti di avere dei genitori così. Assolutamente, no. Beppe, oltre ad essere un amico, è genitore di nuotatrici, quindi sa cosa vuol dire, vive il mondo della piscina, che non è un mondo facile, perché purtroppo i nostri impianti vanno ad acqua clorata e acqua scaldata, quindi con delle cifre importanti da dover spendere. E molte volte, se non ci fossero le pubbliche amministrazioni dietro, tutto questo sarebbe sicuramente più difficile. Poi i genitori, io invece sono convinto che senza di loro non ci sarebbe futuro per i ragazzi nello sport, perché senza di loro, che hanno la volontà, la caparbietà di portarli ogni volta, nel nostro caso in piscina, Non sarebbe facile, quindi io ringrazio i genitori perché danno una mano sia alla società che ai propri figli portandoli nella società, quindi un applauso va soprattutto a loro, ecco. Guardo, invece qua abbiamo anche qualcuno della prima squadra. Sì, sono tre ragazzi che giocano insieme da quest'anno, io di loro ne seguo due già dalla vecchia Volley Yusho, diciamo, di prima squadra, e che si è poi unita, come dicevo prima, con Rapallo, e c'è anche Daniel Jarulin che invece è di Rapallo e sono, diciamo,
parte della squadra che questa sera si sta allenando in realtà. Siamo venuti noi così in rappresentanza, ma gli altri sono giù in palestra. Allora andiamo a conoscere Sara. È il capitano Diego Fasce, e la domanda che volevo farti, appunto, gli obiettivi, quali sono quest'anno? Abbiamo iniziato l'anno con l'obiettivo di far crescere i giovani, dare un'opportunità ai giovani di crescere. E col passare delle partite ci siamo resi conto del nostro potenziale e a tutt'oggi siamo terzi in classifica e cerchiamo di mantenere e di portare un buon livello a Rapallo come pallavolo maschile. E la prossima partita quando sarà? Contro chi? Tra due settimane giochiamo contro una compagine giovanissima di Genova, che è un under 15 ed è una delle tante realtà di squadre molto giovane, e dopo abbiamo lo scontro diretto con la quarta, che sarà impegnativo, diciamo. E tu da quanti anni sono che giochi a pallavolo? Sono 20 anni che gioco a pallavolo. Ho iniziato relativamente tardi, però ho resistito fino adesso. Sì, però è uno sport comunque che fa... È sempre bello, io vedo che o allenano o continuano a giocare, perché anch'io ho giocato un po' a pallavolo, quindi so che o continuano a giocare o allenano. Tu alleni anche o giochi? No, per ora non alleno, finché resisto gioco, però sì, è un ambiente, se poi creato bene, come ha fatto il coach Terrile, ti mette veramente la voglia di presentarti in palestra col sorriso, ecco. Invece un'altra domanda che vorrei fare, di cui parlavamo prima con Russell, correggimi se sbaglio, quanto vi allenate? Ti chiedo se ti puoi alzare perché magari non ti riescono, sei altissimo appunto. Quanto vi allenate? Quante volte alla settimana? Quante ore? Sì, allora noi ci alleniamo 3 volte alla settimana in teoria, ma fisso 2 volte, lunedì e mercoledì, dalle ore diciamo 8:30, 10:30. E appunto perché è difficile poi far coincidere lavoro e sport. Sì, è un po' difficile perché allora come la squadra siamo 2 parti, anche gli studenti, anche chi lavora, che io faccio la parte ragazzi che lavora. Sì, ma adesso diciamo come tempistica, orari, diciamo 8:30, un orario secondo me molto. Avete trovato il giusto compromesso? Sì. Perfetto. Allora, ci avviciniamo alla fine, c'è ancora un gruppetto da fare dire almeno i nomi del calcio e poi abbiamo ancora l'allergologo con 2 o 3 domande e poi cominciamo a finire. Roberto, allora ci saluti tutta la grande PSM Calcio di Rapallo. Vi saluterò tutti quanti, rimaniamo d'accordo che alla prossima ti farò arrivare qualcuno della prima squadra. Grazie di averci ospitato. Bene, viva Rapallo, un bel applauso. Anche per la pallavolo, Lisa Catania e Corrado Terrile. Sì. Salutate Eros, il grande presidente, mi raccomando. Lo faremo senz'altro. Ci siamo? Ci siamo. Vai. Allora, adesso si presentano un po' tutti. Gabriele. Aspetta che non so se siamo riusciti. Ecco. Sì. Gabriele. Okay. Mattias. Giratevi là. Mattia. Jacopo. Filippo. Alessandro. Francesco. Diego. Ok. Allora, vediamo ancora un pochino, dottor Corrado. Se in palestra c'è chiuso, eccetera, non la polvere, fa allergia, come ci si comporta?
Gli allergici agli acari della polvere sono tanti anche da noi, nei nostri, però una terapia adeguata riesce a fare attività sportiva anche negli ambienti. Poi non è che possiamo pensare che le palestre siano proprio sporche, quindi tutto sommato è un credere che non è più, bisogna abbattere questi pensieri, ecco. Si può fare attività fisica anche in palestra, anche per gli allergici, basta curarli. Ecco, questa sera abbiamo il nuoto, no? Nuoto, l'acqua, si parla di cloro e tutto. Non esiste l'allergia al cloro. Non esiste. Non esiste l'allergia al cloro. Al limite la dermatite, perché il cloro, poi l'acido cloridrico, quindi può nelle pelli particolarmente sensibili dare la dermatite, ma al massimo irritativa, non allergica. Perciò possono stare tutti in tranquilli. Piscina nell'acqua, polvere non ce n'è, quindi per gli allergici forse è lo sport più adatto, come aveva già detto all'inizio. Assolutamente sì. E per finire allora un consiglio agli sportivi? Facciamo sport, perché è importante, e mangiamo con attenzione, ma mangiamo una dieta mediterranea, quindi frutta, verdura, carne, un po' di tutto, e rispettando anche un po' le stagioni, perché troppo spesso vogliamo mangiare l'uva magari a dicembre e le pere ad agosto. No, insomma, bisogna rispettare la stagionalità. Rispettiamo la stagionalità della frutta e della verdura. Allora, questi sono due bei messaggi, da rispettare la natura per frutta e verdura. Esatto. Bene, grazie dottore. Grazie. Grazie. Benissimo, allora se ci avviciniamo, Luca, non abbiamo parlato praticamente pochissimo di pallanuoto, ma abbiamo detto che la 2 è ferma, abbiamo accennato la grande Prorecco, che è andata al di là. Ha pareggiato, che è una grossa notizia. È una grossa notizia perché il Brescia in questo momento, il Brescia è una squadra in ottima forma, perché anche in Coppa dei Campioni sta giocando veramente al massimo delle proprie possibilità. E quindi lì il Brescia veramente ha giocato proprio, come dicevo, al meglio. La Prorecco probabilmente in questo periodo, o per un po' per la preparazione magari fatta più per la fine della stagione, eccetera, ha avuto un po' di difficoltà, però poi è riuscita nel terzo tempo ad agguantare il pareggio, poi sul 5-5, dopo che era finito il secondo tempo sul 5-2 per il Brescia, e poi invece nell'ultimo tempo un gol per parte e su rigore la Prorecco è riuscita a raggiungere questo pareggio, dicevamo, molto importante ai fini della classifica della 1, proprio perché permetterà alla squadra rechellina di giocare la partita di Bella della finale scudetto in casa. Bene, velocemente agli amici del Rapallo Nuoto, avete due momenti, no? A marzo, il 26 marzo, che c'è Acqua Gym, leggevo, sì. E poi c'è già un torneo internazionale, il 15esimo, 19, 20, 21 di maggio. Vogliamo dire un flash su queste due iniziative? Sì, il trofeo di nuoto ormai giunge alla 15esima edizione e lo dice la parola, internazionale, quindi avremo parecchi atleti provenienti anche fuori dall'Italia. E invece la cosa, diciamo, nuova è questa Acqua Gym che faremo la domenica 26 di marzo, dove l'intero ricavato andrà in beneficenza alla Guardia Medica Pediatrica di Rapallo. Siccome è un'associazione che vive sul volontariato, abbiamo provato a dare anche noi, vorremmo provare anche noi a dare il nostro contributo. Ecco. Benissimo, allora grazie, facciamo un bel applauso anche a queste iniziative. Giacomo, il risultato della Sampdoria? Per adesso 0-0. E quando siamo? Al 57esimo circa. 0-0. Bene. Sara, com'è andata? Sei riuscita? Sì. Hai conosciuto tanti sportivi, eh? Tantissimi, piccoli e grandi stasera. Piccoli e grandi. Sì. Qualcuno diventerà campionissimo, diranno, mi hanno intervistato Telepace Sport. Lo dirò io, l'ho intervistati. Bene, benissimo, allora ci salutiamo, Luca.
Buonasera a tutti. E appuntamento a lunedì prossimo. Grazie per la vostra presenza, a chi è stato accompagnatore, anche i genitori di tutti questi ragazzini, ai dirigenti, agli ospiti, al dottor Corrado Castagneto. Un bel saluto e appuntamento alla nostra squadra, che vedete tutti i nomi, che ogni lunedì siamo una decina che collaboriamo per questa trasmissione. Appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 21. Arrivederci.